Poco vento, mare tranquillo, temperature in calo, neve sul Vesuvio, ma nessuno scenario da allerta arancione. Ancora una volta il bollettino meteo regionale ha creato imbarazzi. Ieri sera l'allerta per vento e forte mare aveva spinto il comune di Napoli e altre amministrazioni, tra cui quella di Pozzuoli, a chiudere le scuole. Però, come già accaduto a metà febbraio, gli allarmismi sono risultati infondati, creando problemi soprattutto alle famiglie. Certo, nella notte il vento e la pioggia si erano fatti sentire a Napoli e in provincia, ma per fortuna nessun danno. L'assessore Alessandra Clemente, con delega alla Protezione Civile, precisa. Abbiamo il dovere di intervenire perché in questo momento c'è un grande vuoto, sia per quanto riguarda le procedure, sia per quanto riguarda soprattutto gli strumenti che vengono dati a tutte le città d'Italia, in modo particolare alle città del sud. Mancano completamente gli strumenti per fare prevenzione e soprattutto per rendere forti le nostre città. Questa notte si sono consumate delle raffiche di vento che sono arrivate a picche di 100 km orari e noi non possiamo assolutamente consentirci che per una tematica di sicurezza mettere in discussione la sicurezza soprattutto dei cittadini più fragili. Abbiamo però quindi l'esigenza di affermare che c'è un tema prioritario, quello di renderci conto di cosa sono i cambiamenti climatici. E stamane a Palazzo San Giacomo, in sala giunta, alla presenza del vice sindaco Enrico Panini, è stato presentato il progetto TRIAT, un percorso di alta competenza professionale relativo al monitoraggio dell'atmosfera e delle previsioni meteo, rientrante nell'ambito del programma Erasmus Plus, condotto in Italia in esclusiva dai ragazzi dell'ITIS Leonardo da Vinci di Napoli, insieme ad altri due partner europei, uno tedesco e uno francese. Il vice sindaco Panini, sul progetto e sull'allerta meteo, si è così espresso. Il senso di questa sperimentazione è semplice: poter rilevare tramite una stazione meteo la quantità di acqua. In questo modo i ragazzi sperimenteranno concretamente, con un'esperienza di studio-lavoro, il controllo non solo dell'atmosfera e del clima, ma anche le ricadute che questo può avere per quanto riguarda le coltivazioni, le costruzioni e le altre attività umane. E se non si prendono alcune precauzioni, poi rischi sempre che possa succedere qualche cosa alle persone, e questo va evitato assolutamente. E quando prendi certe precauzioni, poi capita una bella giornata come questa. Un amico pochi giorni fa mi diceva che bisognerebbe prendere le stesse apparecchiature che usa una nota casa automobilistica, la Ferrari, che sono in grado di prevedere nel giro di pochi minuti i cambiamenti climatici. Forse un adattamento delle apparecchiature, lo dico con rispetto ovviamente, di dotazione della nostra protezione regionale potrebbe servire per avere un'allerta vera.